Il resto della Task Force 141 ha introdotto la CS, Allen. Due uomini hanno distrutto l'intera casa. Ora ti chiederò molto di più. Ieri eri solo un soldato al fronte, ma oggi i fronti sono roba vecchia. Le uniformi sono obsolete. La guerra va ovunque e ci saranno i vittime. Questa missione fece scalpore. Al tempo di Modern Warfare 2 originale, molto scalpore. E l'hanno resa in una maniera che qui non è che ti lascia indifferente. Solo soldi in campo di sangue. È il tuo nuovo migliore amico. Meglio che tu non sappia quanto sia costato metterti al suo fianco. Ti costerà un occhio della testa. Ma sarà nulla in confronto a quello che salverai. Dobbiamo guadagnarci la fiducia di Makarov. Sentite già gente che ricarica armi. Questa è una missione un po' particolare, per usare un eufemismo. Quindi fiancheggiamo Makarov. Signori, benvenuti alla festa. Ecco di cosa si tratterà principalmente questa missione. Un attacco terroristico. Io preferirei non sparare, sapete, cioè si può fare, si può anche non attirare l'attenzione facendolo senza sparare, però cioè dai, un po' mi dispiace così sui civili. Perché serve alzare le mani. Vabbè. Giusto quelli già feriti e i poliziotti quando sbucano dagli angoli. Sparo giusto sui poliziotti e su quelli già feriti che li facciamo smettere di soffrire, poverini. Quelli sani, voglio vedere se si salvano. Corri, corri! No! Dai, voglio vedere uno che si salva. Deficiente. Vengono davanti a noi con una pistola. Cioè, vengono con una pistola davanti a gente che ha armi automatiche. Ma sono seri questi idioti? Cioè, davvero? Vabbè, almeno questo qui aveva... Era un'arma da difesa personale, ma almeno era automatica. Makarov così, tranquillo. Una granata da 40 mm e via. Come seconda arma? Fedelissimo M4. Salve! Questi non fanno una bella fine. Ecco. Io lo sapevo. Questo merdoso volante da dove ne esce? Andiamo. Oddio, non so se prende danno. Mi sa di no. Appena siamo fuori lo tiro giù. Diciamo che questo è un attacco terroristico a cui la gente non rimarrà indifferente, eh?
Bello l'M240 però. Dov'è la testina bacata volante? Eccoti. Esci di nuovo. Sì, aspetta, prima di controllare armi e munizioni voglio tirare giù, almeno tentare di tirare giù questi porte speciali. Vabbè, dopo ci penseremo. Voglio almeno tentare di tirare giù questi Iota. Ecco qua. Io intanto, ragazzi, ok, iniziamo a usare l'M4 perché di qua ci sono gli FSB, non più i civili. Che è un attimo più gradito sparare agli FSB. Per chiunque non sappia cosa sono, gli FSB sono i corpi speciali russi, per esempio è l'FBI russo. Ecco. Ecco. Signori FSB, buongiorno. Quello come fa ad essere ancora vivo? Cioè, capisco che hai uno scudo antisommossa, ma Cristo. Guarda, si è preso 5 proiettili ancora in piedi. Guarda che... Lo becco alla manina. Oh, non ci riesco. Ok, l'ho fatto. Andato. Non posso stare qua dietro per sempre. Devo avanzare. Qua mi segna qualcuno. Oh, Gesù, salve. Non l'avevo vista. Ma lo sanno che se si mettono a scappare e lasciano lo scudo sono morti, vero? Sono più che morti. Tanto poi ci sono questi qua di sopra che sono più pericolosi. Aia, aia. Perché hanno l'angolo di tiro migliore. Ok, falciati. Beccato alla testa. Aspettate, va là. Questo qui gli stiamo massacrando lo scudo in quattro, è ancora in piedi. Andato, andato, ancora vivo! Tiè, tiè, e non crepa! Oh Gesù! Aspetta! No! Non è esploso! Cioè, avete visto? E adesso è esploso. Ho tirato la granata e rimbalzata sulla testa di quel tizio. Non so se è esploso o no sul muro. Cioè, è la seconda volta che questo Call of Duty mi fa delle cose improbabili con le granate. Ma io non capisco quelli che lasciano lo scudo. Cioè, ok scappare, però se ti levi lo scudo muori, è automatico. Salve! Mancati, è un idiota. Ciao! Madonna, uno ha fatto un volo bruttissimo. Andati. Aspetta, provochiamo gli idioti laggiù. Ah, che carini che siete. Lo sapete che mi potete leccare un marone? Piccolini. È bellissimo farli incazzare, tanto non ti beccheranno mai. Ah, beccato un altro. Vabbè, andiamo via. Quindi ora ce ne andiamo e abbiamo fatto il nostro lavoro. Non so. E così hanno scatenato l'ira di una nazione contro l'America.
l'ira della Russia contro l'America, perché adesso crederanno che sono venuti degli agenti della CIA a fare fuori metà dell'aeroporto. Il problema è che ora dobbiamo dimostrare prima di subito che non siamo stati noi, altrimenti finisce molto male. Ma però farà sempre un passo avanti. Ora lasciatemi gli agli dare i piedi di un americano. Solo noi sappiamo che è stato magro. Nostra credibilità è morta con Alan. Servono prove. Non fatemi ingannare. Alejandro Rojas. Mai sei sentito. È noto come Alexis Russo. Ha finanziato l'assalto. Un proiettile per scatenare la furia di un'intera nazione. Che significa... Che è il nostro biglietto marcato? Ecco. Troviamo Rojas. E troviamo il modo... troviamo Rojas e tramite Rojas troviamo il modo di capire dov'è Makarov. Ricevuto. Nessuna traccia del braccio destro di Rojas. Negativo, si sono fermati già due volte. Nessuna traccia di lui. Un attimo, si sono fermati ancora. Aspettate. Identificazione positiva. Chiunque siano quei tizi, non sono troppo contenti di vederlo. È la Madonna. Abbiamo un problema. Si è girato di qua. Ecco. Vabbè. Diventi mio, dai, esci di qui. Roach, gli facciamo il culo. Ricevuto, sto andando. Corri, corri. Qui sta saltando in aria tutto, ma vabbè. Ha preso quella mia. Ah, salve signora macchina. Solo colpi non letali. Diventa mio. Roach, sparagli alle gambe. Peccato, più che altro alla chiappa, non alla gamba l'ho preso. Roach, ci vorrà un po'. Perlustra la favela con Meat e Royce e cerca tracce di Rojas, è sicuramente diretto là. Benissimo, andiamo. Abbiamo gli ordini. Ricordati, guardate questo bellissimo Benelli M4. Fucile italiano, che qua chiamano M1014. Porta via questi civili. Ricevuto. Portiamo via i civili. Credo abbiano recepito. Allora, per questa missione vedo di portarvi un'altra arma. Da quel paese qui. Quel paese pure voi. Eh no. Ok. Ora granata. L'ho vista volare. Aspetta. No, sono... No. Sono senza copertura. Salve. Volevo... vabbè! Ciao! Tanto non lo userò tipo mai questo fucile. Allora, io volevo portarvi un fal, il primo che trovo. Ok, tanto la CR l'avete già visto e probabilmente lo rivedrete. Ecco, fal con... voglio il fal, Cristo! Questo, ecco. Anche se, così integrale mi piace di più. Allora, il fal è molto potente. Tira giù i nemici con un colpo. Il problema è che prima di tirarli giù con un colpo li dovete prendere. Infatti, vedete, non è preciso quanto vorrei. Anzi, forse è meglio che non sia così preciso, perché dato che è in mano ai nemici, se fosse un'arma micidiale come conviene a me... Diciamo che non mi farebbe troppo comodo avercela rivolta contro. Qui c'è la festa. Salve signori. Guardate, vanno giù con un colpo. Il problema è prenderli. Beccato. Salve. Questo mi pare che sia un fal belga. Sì, è un fal belga. Hanno fatto solo il caricatore giusto un po' troppo grosso. Cioè sembra un caricatore. Il caricatore l'hanno fatto che mi sembra da 30, però contiene 20 colpi. A questo punto potevate fare il caricatore da 20, non riciclarlo da Modern Warfare 2 originale. Vabbè, piccolo dettaglio. Salve, non credevo fosse rimasto qualcuno. No,
Ma da dove ne vengono cagati questi? Guardate, non lo becca. Però è bello il fall, dai, mi piace. Chi è qua che ci tiene a morire? Tu. Colpito. Salve, anche la tua Glock, via la Glock. Io mi ricordavo che c'era uno là dietro la porta. Ma c'è poi uno là dietro. Mi sono sempre... Ecco, vedete? Io ho sempre saputo, da Modern Warfare 2, l'originale, che c'era sempre qualcuno là dietro. Quello l'ho preso di striscio e poi l'ho preso bene. E ho preso anche questo. E anche tua mamma. Non ne vedo altri. Se ci sono pure... Ah, salve! Due civili. Ah no, non sono civili! Sembrava perché... Stavano semplicemente correndo, non si sono nemmeno voltati verso di me. Beccato. Chi è qua? Oh, salve. Hanno una mira abbastanza penosa. Poi adesso me la sono sicuramente gufata in maniera più che epica. Beccato. Beccato. Giusto per fare un po' di pulizia. Intanto sono morti sia Meat che Royce. Mi tenta un bel po' questa M4 a terra, però ho detto che vi porto il fall, quindi questa missione la facciamo con il fall. Quel tipo mi sa che l'ho solo ferito, ma non mi interessa, tanto dobbiamo andare di qua. In direzione ovest lungo i livelli superiori della favela. Lo prendo io. Evitiamo che torni indietro a prenderci alla sprovvista. Andate avanti e bloccatelo in giro. Salve. Che questo cane non faccia il giro. Non aspettare i rinforzi, devi occupartene da solo. Buona fortuna, chiudo. Allora, quello ha un lanciarazzi e mi piace proprio poco. Sì. Ok, no, laggiù. No, scusi, uno alla volta. Allora, uno. Cos'è questo? Si gode lo spettacolo? Oh, Gesù, salve! Non avevo fatto attenzione. Stavo pensando ad altro, non ho sentito il cane. Il loro territorio e loro ciao. Fai attenzione agli ciao. E guardati bene intorno. Dov'è andato? Ah. Ciao. È troppo facile così. Contate poi che ho sempre che mi è venuto in mente un modo per risolvere il problema dell'eco senza mia questa. Senza dover necessariamente tenermi l'audio in cuffia molto basso, che nel caso di questo gioco vuol dire bassissimo, perché ce l'ho praticamente a zero, non sento quasi nulla. E a quel paese ho detto, e anche tu. Dicevo, in realtà ho in mente un modo per evitare l'eco senza dover tutte le volte abbassare il volume al minimo. Però, granata! Però sto avendo problemi nel metterlo in atto e quindi è proprio il motivo per cui, signori, dovete aspettarvi un calo nella frequenza dei miei video, perché finché non ho trovato il modo per andare avanti, nonostante questo problema, comunque dopo aver risolto questo problema, sono così tanti che la mira automatica non sa nemmeno lei dove girarsi. Sì, sto avendo questo tipo di problemi. Se me ne faccio fuori un paio con la Desert. E se il cazzo faccio fuori con la Desert. Ma chi è? Scusami. C'è una da dietro. Allora, intanto tu. 1, 2, 3, 4. Lì. Credo di averlo disintegrato. Salve, lei che cercavo prima. Bene. Qui. Chi c'è rimasto? Nessuno. Ah, Gesù, salve! È la convention di stronzi! Peccato. Ah, ok. Dopo un po'. Peccato. Sto ricaricando ogni 2 secondi, lo so, ma contate che ho anche il caricatore da 20 colpi. Sì, li sto usando pure uno alla volta e questo è vero. Facciamo che avete pietà di me, ok? Ecco. Il vizio di ricaricare ogni mezzo secondo
non mi andrà mai via. Non ti fermare, vai! 1, 2, 3, 4. Spero di averne falciati un paio. Ci hai provato. Aveva un model in mano, quindi un colpo di quello mi avrebbe rincoglionito assai. Me l'aspettavo. Sempre aspettarsi merda dagli angoli, è la prima regola. Aspetta un attimo. No, ok, volevo vedere una cosa sparando. No. No, no, no. Ok, beccato. Salve, signor Rojas. La vedo. Io intanto sto proseguendo in modo che non possa venire verso di me. Allora, 1, 2, 3. Disintegrata la testa, poverino. Qui com'è la situazione? Oh, già facciamo di no. Avete visto in quanti erano? Allora, con calma, salve anche a lei e salve anche a lei. Laggiù, i primi problemi sono quelli laggiù. Ah, ce n'è uno anche qui. Vabbè, se n'è andato. 1, no, non è vero. Beccato, aia. È venuto qui, salve. Uno, e basta. Chi è stato? Ma mi lasciate sparare a quelli laggiù, per favore. Questi qua. Vabbè, adesso. Forse ho trovato il modo di sparare bene con il pal. Forse sì, Metti che è tornato di nuovo, se n'è andato appena mirato. Ah! Oh! Ancora, ciao! Che belli che siete. La morte mi piacete di più. Oh, salve! Anche di qua, dovevo aspettarmelo. Peccato. Ups. Vedete, alla fine basta prenderci la mano, sapere... imparare a muoversi. Ciao. Madonna, fucilato a bruciapelo. Che bella, è vuota, completamente vuota. Non è che mi farebbero schifo proiettili per questa, Anche se... sono pronto anche a tenermi la scarica, tanto ormai credo che siamo arrivati. Manca poco, non è che può scappare per sempre quel tipo, lo stiamo inseguendo da un bel po'. Ok, non gli sparo. Torna verso di me, tranquillo che non gli lascio fare un passo. Gli sto falciando sgherri su sgherri a questo idiota. Beccato. Beccato. Allora, devo fare irruzione con il coltello, è l'unico modo. Ok, mi aspettavo uno dall'angolo. E qua sotto... nulla, va bene. Qui... preso. Ok, nulla. Minuzzi a Kimbo. Le armi a Kimbo non mi piacciono per niente. Intendo... sta qui. Io non credo. Beccato. Qui, bravo sei. Abbiamo recuperato il pacco. Ripeto, abbiamo... devi solo provarci a fare mezza cosa. Comando, pronti al decollo. Inviate l'elicottero. Invio coordin... cazzate! Lo spazio aereo è libero! Mandate l'elicottero ora! Chissà cos'è che è successo con lo spazio aereo.